E allora dai, e allora dai. Guardate questa clip meravigliosa di un donatore di midollo osseo che incontra la bambina che ha salvato donandole il midollo. Eccola qua. Noi ringraziamo molto questo signore. Ha salvato la vita a mia figlia facendo un sacrificio personale e ha ridato la vita a questa bambina che altre opportunità non ne aveva. Pensare a 9 anni fa, dopo che sono stato chiamato, ero iscritto all'ADMO da appena 5 anni e quando mi è stato detto che avrei potuto salvare una vita non ci ho pensato un attimo, per cui sono orgoglioso di essere qua e questo è veramente il coronamento di un sogno. E Luca Nadalini al telefono, vero? Sì, buonasera a tutti. Luca, complimenti per questo gesto. Mi piace che non c'ho il pubblico, se no le farei fare un grande applauso stasera. Grazie mille. Senta, è contento di questa cosa qua? Assolutamente, ne vado orgoglioso. Bisogna parlare anche di queste associazioni si occupano oggi dei donatori, no? Esattamente. Oggi siamo stati ospiti di Massimo Pieraccini, direttore del Nucleo Operativo di Protezione Civile Logistica Trapianti, che si occupa del trasporto di organi. Me lo saluti. Assolutamente, ce l'ha fatto. Che fanno un lavoro straordinario perché mettono in contatto il donatore con la persona che deve ricevere l'organo. Spesso il donatore trasportano con molta professionalità questi organi. E quindi, senta, la bambina e la mamma che le hanno detto? Ho visto che vi siete abbracciati, ho visto che è stato un momento bello. Sì, la bambina e la mamma mi hanno ringraziato più volte ed è stato un momento molto, molto emozionante. Ma la cosa viene soprattutto dai volontari ASMO che comunque fanno sì che entrino nel registro tanti donatori e tanti più donatori possiamo trovare, tante più possibilità possiamo dare a chi sta aspettando di ricevere una nuova. E allora andate sul sito, invito, andate sul sito a vedere appunto cosa potete donare all'ADMO e vedete cosa ha potuto fare Luca Nadalini e magari ci sono altre molte persone che possono farlo con lui, perché molte sono le persone che aspettano la donazione di un organo. Grazie e complimenti veramente tanti. E allora dai.